Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il videogiornale. In apertura, come sempre, un veloce ragguaglio sulla situazione Covid nel nostro territorio. A Novara resta stabile il numero dei ricoverati all'ospedale maggiore. Sono 29, proprio come ieri, e il bilancio delle ultime ore è di 4 persone dimesse e di altrettante ricoverate. Fortunatamente in terapia intensiva c'è solo un paziente, gli altri si trovano o nella terapia subintensiva o nei reparti ordinari. Al San Rocco di Gagliate ci sono 10 ricoverati, a Borgo Manero altrettanti, uno in meno rispetto a ieri, e di questi 10 ricoverati due sono in terapia intensiva. Questa è la situazione mentre prosegue la campagna vaccinale e mentre dovremo attendere fino a venerdì per avere i dati ufficiali della regione sull'andamento dei contagi da Covid in Piemonte. Così è stato deciso del resto dal Ministero della Salute. Intanto, come sapete, prosegue la campagna vaccinale. Ed ora ci occupiamo di tutt'altro, di politica. Andiamo a Vercelli a intervistare l'unico parlamentare eletto in occasione delle recenti elezioni politiche. Si tratta dell'onorevole Emanuele Pozzolo, esponente vercellese di Fratelli d'Italia, che è stato intervistato dalla nostra corrispondente Lorella Morino sui primi provvedimenti adottati dal governo. Primi due provvedimenti e naturalmente prima reazione a quello che è stato deciso dal governo. Da un lato la Lega che chiede i 10.000 euro pocket money, dall'altro i Fratelli d'Italia che chiedono insieme al resto del governo naturalmente il blocco sui rave party. Con noi l'onorevole Emanuele Pozzolo, qual è la sensazione sua rispetto a queste iniziative? Come vanno ad impattare sulla gente? Ma guardi, l'aumento del tetto al contante, che poi sia a 10.000 euro, 5.000 euro o quanto verrà poi stabilito dal governo, mi vede d'accordo, perché è simbolicamente anche un segnale di cambiamento di rotta del rapporto tra lo Stato e i cittadini. Lo Stato non deve, dal nostro punto di vista, essere così pervicacemente, come dire, controllore di quello che è il denaro poi privato dei cittadini e degli imprenditori, quindi sarà giusto accertare sempre la provenienza del denaro, però come in molti altri paesi nemmeno c'è il tetto al contante, e non sono paesi dell'Unione Europea dove vige l'evasione legalizzata, naturalmente, ecco, anche l'Italia può fare dei passi in questo senso. Quindi un sintomo di fiducia del governo nei confronti del cittadino. Invece sui rave party? Sui rave party, come dire, è molto semplice da spiegare a qualunque cittadino. Noi viviamo in un paese che prevede delle regole come tutti i paesi, in Italia in modo particolare chiunque abbia voluto organizzare o sappia organizzare anche un banale concerto di Natale nella piazza del paese sa che lavoro, che mole di burocrazia c'è dietro, di permessi, eccetera, che sono anche molti, come dire, indicati per mantenere la salute pubblica, la sicurezza pubblica. Ecco, non si capisce per quale ragione non si dovrebbe invece perseguire anche in modo netto chi, aggirando del tutto questi obblighi, si permette peraltro di organizzare manifestazioni discutibili in ambiti anche privati. Ecco, questo mi sembra una questione di buon senso che nulla attiene allo Stato di Polizia, anzi lo Stato di Polizia purtroppo negli scorsi anni in Italia l'abbiamo visto emergere nascosto dietro alcune pratiche legate al Ministero della Salute, ma sicuramente non c'entrano molto con questa lotta alla legalità legata ai rave party. Ed ora torniamo a parlare del caro energia e delle luminarie natalizie. Andiamo a Borgo Sesia, dove l'amministrazione comunale e i commercianti hanno deciso di dimezzare le spese, ma accenderanno ugualmente le luminarie in occasione del Natale. Sentiamo i dettagli. Il tema delle luminarie quest'anno tiene tutti con grande interesse a leggere quello che succede nei vari comuni, sui giornali e sulle televisioni non si parla d'altro. Allora, c'è chi sceglie di non metterle per niente, c'è chi sceglie di mettere luminarie alternative e c'è chi fa una scelta oculata come il comune di Borgo Sesia. Voi avete deciso luminarie sì, ma come? Ma la scelta è stata una scelta obbligata, in quanto oggi abbiamo delle problematiche di risparmio energetico, oltre che delle problematiche di risparmio di bilancio legate agli stratosferici costi energetici che gli enti, come tutte le famiglie italiane, devono sopportare. Abbiamo fatto una scelta di ridurre il numero delle luminarie e installare esclusivamente delle luminarie a basso consumo, quindi tutte a LED, illuminando le zone principali del centro di Borgo Sesia. Questo perché abbiamo comunque una necessità che è indiscutibile, quella di favorire il commercio. Borgo Sesia è una città a vocazione commerciale e il commercio è una parte pulsante dell'attività di Borgo Sesia. Quindi
abbiamo pensato con la riduzione di non penalizzare troppo le nostre attività commerciali e abbiamo deciso di ridurre il costo del 50% rispetto agli scorsi anni, che stanziavamo 40.000 euro, quest'anno ne spenderemo 20.000, ma renderemo comunque il centro appetibile e in modo che possa essere attrattivo per chi arriva a Borgo Sesia a fare i propri acquisti. C'è una manifestazione di interesse che è stata pubblicata, no? Quindi le ditte che fanno luminarie vi possono contattare? Assolutamente sì, questa è un'operazione di massima trasparenza, perché oltre che interessante sotto il profilo economico, perché le manifestazioni di interesse portano anche un risparmio economico. Questo è un percorso che questa amministrazione attua per tutte le gare che mette in atto, e anche questa del luminaria secondo noi porterà a dei risparmi con un prodotto adatto alla necessità che ci richiediamo. Voltiamo pagina, a Cerano torna Pompieropoli. Dopo tanti tanti anni torna a Cerano Pompieropoli. Assolutamente sì, era un evento che volevamo fortemente, abbiamo voluto fortemente come amministrazione, anche perché è un periodo appunto molto delicato, come ricordo sempre. Questa è una possibilità per i bambini di divertirsi e nello stesso tempo apprendere alcune nozioni, diciamo, importanti, fondamentali, però l'importante in questo giorno è il divertimento. Questa mattina abbiamo avuto credo almeno una settantina di bambini, eravamo felicissimi e presissimi nel farli divertire, quindi siamo contenti che sia andata bene, anche perché c'è, diciamo così, coinvolto e un modo anche per ringraziare il comando dei vigili del fuoco e la protezione civile, quindi la riuscita di questa edizione ci rende ancora più contenti. Hanno partecipato veramente tanti tanti bambini, perché è una bella iniziativa che fa scoprire anche un po' il lavoro dei vigili del fuoco e anche un modo per farli rendere protagonisti in questa bella giornata. Esatto, infatti abbiamo scelto proprio un evento diverso dal solito, e insomma io l'ho voluto, come diceva già il sindaco, fortemente, perché crediamo davvero che proprio dai più piccoli, proprio da loro bisogna partire per riuscire a seminare qualcosa di positivo, e quindi va bene giocare, va bene divertirsi, ma va bene anche insegnare qualcosa, e chi può farlo meglio se non i volontari, che sono veramente delle persone splendide. Poi noi insomma a Cerano dobbiamo dire veramente grazie, ne abbiamo veramente tanti, chi ha scelto appunto i Vigili del Fuoco, chi impegnato invece con Protezione Civile, due realtà che poi con noi davvero anche a livello amministrativo sono sempre presenti e insomma ci danno davvero una grossa mano nella realizzazione della, si può dire, quasi totalità degli eventi. Quindi davvero sono contenta che loro siano diventati protagonisti e per una volta anche i più piccoli capiscano davvero quale possa essere il loro ruolo così importante nel loro paese, ecco. Poi vederli contenti, belli, in una giornata così bella, soleggiata, diciamo che è tutto un connubio perfetto, e quindi siamo veramente molto molto contenti per la riuscita di questa giornata. A Veveri, alle porte di Novara, proseguono gli appuntamenti con l'arte. Sentiamo. Dunque, parliamo della Cappella Sistina Svelata, di questa esperienza immersiva che vedrà degli appuntamenti dedicati proprio ai ragazzini, bambini della scuola primaria, venerdì 4-11 novembre, dalle ore 17 alle ore 18. Come raccontare una Cappella Sistina, un capolavoro come questo ai ragazzini? Innanzitutto spiegandogli chi era Michelangelo, quello che è stata l'importanza di questa grande opera dal punto di vista culturale e poi anche dal punto di vista stilistico e artistico. Ripetiamo un'esperienza con i ragazzi delle medie, quindi delle scuole secondarie di primo grado, il 18 novembre dalle 15.30 alle 16.30. Qui cercheremo di allargarci un pochino di più su quella che è l'ambiente proprio culturale in cui nasce insomma l'opera in questione. E si tratta chiaramente di incontri in cui alla parte teorica, una parte teorica che si sviluppa attraverso l'analisi delle opere proprio in diretta, grazie alla riproduzione alta definizione, grazie alle tecnologie che sono presenti nell'istituto, e poi attraverso un'attività laboratoriale. Quindi i ragazzi, oltre a capire, rifaranno, riapproceranno lo stile, le figure, i colori, la prospettiva di queste grandi opere. Allora, innanzitutto io ringrazio di
avermi chiamata, insomma, contattata per partecipare a questo bellissimo progetto della Cappella Sistina Svelato, perlomeno la comunicazione e raccontare questa bellissima esperienza. Perché? Perché credo che la cultura, l'arte, la bellezza siano un veicolo molto importante, soprattutto in questo periodo così difficile. E credo che le opere scelte siano molto importanti perché raccontano degli esempi, dei modelli, non solo dal punto di vista artistico, ma anche proprio comportamentale, etico. Sono momenti che possono far riflettere anche i più piccoli. E quindi ringrazio veramente Don Silvio Barbaglia e tutti i suoi collaboratori di avermi inserito nel loro gruppo. Restiamo a Novara, il 5 novembre c'è cioè Sbulloniamo insieme, sentiamo. Per conoscere insomma i volti e le voci, l'impegno, ma per dare anche la vostra disponibilità con offerte, con donazioni, con il proprio tempo e cercare insomma di aiutare voi ad aiutare insomma tutto il territorio, la prima vera occasione sarà l'incontro organizzato il 5. Sì, sabato 5 novembre presso l'Arengo del Broletto dalle 15 ci sarà questo importante evento che vedrà la presenza del dottor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta, famoso per una serie di pubblicazioni, di libri, ma anche proprio di studi inerenti alla fascia adolescenziale, la fascia dei bambini. Discuteremo con lui, diciamo, dell'educazione da dare a questa nuova generazione di nativi digitali. Il titolo dell'incontro è Tutto troppo Grazie presto. Anna, tutto troppo presto. Ragioneremo insieme a lui sull'utilizzo dei social, del telefono, perché è un argomento, diciamo, che prende molto soprattutto i genitori e quindi vi invitiamo a venire a sentire il dottor Pellai. Chiunque volesse partecipare può mandare una mail o telefonare e lasciare il suo nominativo. E in questo modo avrete modo anche di conoscere le operatrici dell'associazione. E soprattutto aggiungo che sarà un intervento e un evento gratuito. Gratuito, esatto. Ospite tanto atteso quanto già programmato, quindi doveva, diciamo, essere già dei nostri, dei vostri A in gennaio. passato, ma insomma in tempo di Covid succede anche questo, ma la voglia appunto di lavorare su questi temi porterà insomma molti a conoscere questa realtà e a dare proprio anche il contributo. Ed ora parliamo degli eventi della Fondazione Tangorra, appuntamento sabato 5 alle ore 16 in Viale Buonarroti a Novara. Come ogni anno vi diamo l'appuntamento per la presentazione dell'antologia legata al concorso letterario che ogni anno propone la nostra fondazione e quest'anno proponiamo la nona antologia. L'unica cosa che cambia è la sede, nel senso che di solito abbiamo sempre fatto la presentazione presso la Sala Rengo del Comune di Novara. Quest'anno invece siamo lieti di invitarvi presso la nostra sede in Viale Buonarroti 26 a Novara. Sarà una buona occasione, oltre che appunto per presentare la nostra antologia, per presentare tutti i progetti che abbiamo in cantiere e per vedere i nuovi locali della nostra fondazione. E vi aspettiamo quindi sabato 5 novembre dalle ore 16 alle ore 18 in Viale Buonarroti 26 per la presentazione dell'antologia legata alla nuova edizione del concorso letterario in tre parole. E vi ricordiamo anche che è già attiva l'edizione nuova, è la decima, quindi festeggiamo tra l'altro appunto anche i 10 anni della nostra fondazione, con tre nuove parole sulle quali i ragazzi dovranno scrivere e sono nostalgia, libertà e amore. Buona scrittura. Ed ora la pallavolo, quarta vittoria consecutiva per la Igor Volley di Stefano Lavarini, assegno in 3-7 a Busto Arsizio. Miglior giocatrice del match, la novarese Ilaria Battistoni, che abbiamo intervistato. Abbiamo iniziato molto bene, comunque abbiamo portato a casa 8 punti su 9 se non sbaglio, abbiamo lasciato un punto a fine ruolo ma è stata una partita molto tosta, sono contenta del risultato di oggi, di questi 3 punti che erano la cosa importante, ovviamente c'è tanto da lavorare, non è stato magari un bellissimo gioco però l'importante era portare a casa i 3 punti, un bell'atteggiamento e quindi va bene così. Sono contenta, come dico sempre,
cerco di farmi trovare pronta quando ce n'è bisogno, e ce n'era bisogno, e ho cercato di fare del mio meglio, ma comunque ripeto che sono molto contenta dell'atteggiamento in campo che stiamo mettendo e di quello che stiamo costruendo, allenamento e un allenamento in partita. Ed ora passiamo alla pallacanestro col Novara Basket. La nostra società quest'anno è ripartita, noi non ci siamo mai fermati in realtà durante 2 anni di Covid, abbiamo sempre continuato, però da quest'anno che si spera davvero di essere, come abbiamo iniziato in modo assolutamente libero tutte le nostre attività, abbiamo fatto degli importanti investimenti, deciso di fare, di accettare questo progetto femminile, questo salto di categoria in Serie B, ma in realtà tutto il nostro settore sta funzionando alla grande, abbiamo nel mini basket grandi numeri, nuovi iscritti e tutte le nostre categorie sia maschili che femminili sono coperte, moltissime categorie, molte categorie addirittura con una doppia squadra, quindi una squadra eccellenza, una squadra regionale per poter permettere a tutti i ragazzi, a tutte le ragazze di competere al massimo del loro livello, del loro potenziale. I nostri tesserati erano fino all'anno scorso 450, quest'anno abbiamo incrementato, siccome stiamo ancora finendo parte delle iscrizioni, perché ogni giorno nella nostra palestra arrivano bambini nuovi a provare, sfioreremo i 500 tesserati tra mini basket, settore giovanile maschile, settore giovanile femminile e prime squadre maschile e femminili. È tutto, grazie per essere stati con noi, buona serata con i nostri programmi.